qui alla Pietrasanta parte l'Acropoli dei Saperi nel segno di Marotta e Aiello, un dialogo aperto alla città. Circa 7 anni fa ebbi in visita qui l'avvocato Gerardo Marotta, presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, presso cui ho lavorato per molti anni, e mi strappò la promessa di realizzare qui in Pietrasanta l'Acropoli dei Giovani. Oggi io assolvo a questo debito di gratitudine nei confronti del compianto presidente Marotta e diamo il via a questa formula dell'Acropoli dei Saperi con i dialoghi. Abbiamo un giovanissimo professore Carannante che terrà la prima lezione, dialoghi che si rinnoveranno di mese in mese, a marzo Trombetti, ad aprile il professore Ferrone da Torino. Insomma, apriamo le porte della Pietrasanta a questa formula culturale che speriamo, come dire, stimoli la partecipazione e la curiosità dei giovani. È un nuovo tassello nel solco dell'insegnamento di 3 grandi protagonisti della vita civile e culturale di Napoli. Oltre all'avvocato Marotta voglio ricordare il compianto professor Aldo Masullo, scomparso di recente, e il mio maestro, il professor Raffaele Aiello. In che modo sono collegate Olimpiadi e Acropoli? Le Olimpiadi dei Saperi Positivi hanno portato vari giovani studenti e studentesse dei licei napoletani ad affrontare determinate tematiche di cultura ampia, generale, trasversale. Oggi qui nell'Acropoli, grazie alla dimensione dei dialoghi con il territorio, abbiamo un'ulteriore dimensione più amplificata, più aperta a tutta la società civile, e questa è un po' la differenza, ma nello stesso tempo il ponte, il raccordo che esiste tra le due dimensioni. Quindi finalmente stamattina anche un incontro in presenza in maniera molto significativa con tanti ragazzi e tante ragazze, perché ci siano processi partecipativi che portino sempre più ad un approccio alla cultura che sia frutto di curiosità e di creatività anche critica. È una bellissima iniziativa che tra l'altro avviene in queste ore drammatiche, quindi che i giovani siano qui riuniti a interessarsi, a praticare la filosofia, che è la scienza che ha già nella propria denominazione la parola amore, credo levi un forte, potente messaggio contro la guerra. E perché attraverso la conoscenza, il pensiero, l'amore e il rispetto delle differenze si costruisca un altro mondo, un mondo di pace, di giustizia e di libertà.